Siamo nell'azienda agricola sociale Catibio di Sant'Antonino, la nuova realtà di Caritas Ticino, nuova relativamente perché l'attività agricola è già un anno che è stata avviata, ma questa è una due giorni che in qualche modo segna l'inizio di un percorso. Quindi abbiamo individuato due giornate, la prima ieri con un convegno che inaugura un centro, Laudato Si, centro di ecologia integrale all'interno dell'azienda agricola. E oggi con l'Open Day, che è una giornata di porte aperte dove, sentite la musica, abbiamo con noi alcune attività, abbiamo stamattina celebrato la messa col vescovo e oggi pomeriggio un po' di attività per grandi e piccini, quindi collaboratori, un laboratorio di musica, un laboratorio per i bambini, un libro presentato da Andrea Fazioli e Iari Bernasconi, quindi un modo per stare insieme mettendo però anche contenuti. L'inaugurazione qui a Sant'Antonino mi è piaciuta molto, soprattutto perché è come essere ad una festa di famiglia, tante belle energie, tante belle persone, un progetto fantastico, sentirsi parte di una comunità e il progetto sicuramente una bellissima esperienza e per i bambini, mia figlia, la grande, ha detto: mamma, è stato bellissimo perché ho potuto fare tutte le cose che mi piacciono. In questi due giorni di festa stiamo accogliendo tutte le persone che sono a noi vicine, che siano clienti, amici, sostenitori. È un po' l'occasione e il momento per farci conoscere e far conoscere alle persone, anche toccando con mano, quello che facciamo e quello che c'è dietro al semplice prodotto che arriva a casa come con la biocassetta, piuttosto che trovi nel supermercato o negli scaffali della grande distribuzione. È sicuramente un momento importante che ha richiesto tanto impegno. Siamo sicuramente felici e soddisfatti perché è fondamentale che dietro il nome Catibio ci sono delle persone, c'è una fatica, c'è un concetto, un'idea di accoglienza, di agricoltura sociale vera, messa in pratica, e quale occasione migliore per poter festeggiare insieme e scoprire cos'è Catibio e chi siamo noi. Sono due giorni davvero straordinari perché uniscono due filoni, due idee straordinarie. La prima è quella concretissima del lavoro, cioè di un'azienda dove vengono a lavorare delle persone che sono disoccupate, che devono essere reinserite, che attraverso questo lavoro, in questo caso di una produzione agricola bio, stanno scommettendo sul loro futuro. Allora, c'è questo primo filone. Allora, in queste due giornate abbiamo fatto da una parte un po' festa a questa attività concreta, quotidiana, che fa fare fatica ma che produce, che è nel mercato. E il secondo filone straordinario è quello della riflessione, quindi della riflessione che facciamo attraverso questo centro che si è aperto, ma che è la riflessione che da anni Caritas tenta di fare sulle cose che fa. Cioè, non basta essere operativi e avere dei progetti, ma bisogna riflettere su quello che si fa, perché lo si fa e che prospettive ha. Se si continua a fare questo lavoro, evidentemente poi si migliorano le cose concrete che si realizzano, perché evidentemente c'è un'attenzione alle persone, al perché queste persone che incontriamo possono migliorare la propria situazione, e tutto all'insegna sostanzialmente di un riconoscimento della dignità di ogni persona, che è la cosa straordinaria che cambia i parametri, che cambia completamente. Quindi io dico: due giornate splendide.